E bella a tutti ragazzi, qua è Bazzo che vi parla e dopo secoli, millenni, decenni siamo ritornati su Vampire Sagra. Sagra? Sagra? Sì, la sagra delle rane. No, scherzo. Siamo ritornati finalmente su questo gioco. Dopo secoli, dopo forse 2 o 3 settimane che non uscivano video, mi dispiace. Perché ho avuto degli impegni, nel senso sono stato a Torino in questi giorni, sono stato poi anche al mare, in montagna, sono stato dappertutto, in poche parole, e quindi non avevo il tempo fisico per portarvi i video. Oggi siamo di nuovo su Vampire Saga, e però ho la maglietta sbagliata, non è perché la mia è da lavare, ma adesso me la cambio subito, eh? E voilà! Maglietta cambiata. Allora, facciamoci dare l'aiuto, ci dice di andare indietro. Altro aiuto. Ancora più indietro. Aiuto. Ancora più indietro. Aiuto. Ah, ci dice. Cioè, sto telefono è comparso a caso qua. Ok, troviamo il telefono che sta squillando. È pronto. Ho bisogno d'aiuto. Quando ti troverò ti servirà più aiuto di quel che credi. Parmel. Boh, non so come si legge. Parmer? È questo il mio cognome? Sei messo qua. Quando è caduto si è dimenticato tutto. Ascolta, mi trovo a Hill Lock e mi sono perso. Resta dove sei, sto venendo a prenderti i miei soldi. Sto venendo a riprendermi i miei soldi con gli interessi. Non capisco. Non provare nemmeno a scappare, hai capito? Altrimenti te ne pentirai. Scappare, pronto? Ehi! Batteria scarica. Vi ho letto tutto. Sembra che io debba del denaro a un tizio che sta venendo per qui. Per riscuotere. Avrei preferito contattare qualcuno che mi avrebbe tirato fuori di qui, ma almeno so il mio cognome Palmer. Gli umani non fanno paura quanto gli zombie. Credo di poter gestire quel tizio. Si può andare anche più in su. No, aspetta, aspetta, aspetta. Torno in giù. Fantastico, questo posto qua, anche se c'è. Quello è un teschio umano? Ok, ora sì che ho paura davvero. Ah no, perché sei un teschio umano hai paura, ma di tutto il resto, della città abbandonata, del bambino che nasconde le chiavi, dei topi dentro il coso, dei fantasmi che ti appaiono, dei vampiri che ti appaiono nelle foto, no. Non fa paura. Però questo teschio qui sì, ti fa paura davvero. Che problemi ha questo tizio? Certo, 50 all'ora messo al contrario. Quella piuma potrebbe servirmi. Purtroppo non posso prenderla perché il cartello non vuole stare su. Quel segnale stradale è capovolto. Che senso il cartello non vuole star su? Cioè cos'è? Tu sposti il cartello in su e lui ti dice no, io voglio stare a testa in giù. Certo che di gente ce n'è strana. Quel segnale è capovolto, lo vedo anch'io che è capovolto. Qualcuno ha seppellito qualcosa qua sotto. Non sono sicuro di voler scoprire cosa c'è sotto quella terra. Ma potrebbe essere un indizio su come procedere. Quindi mi serve una pala. Che deduzione. Forse guarda, c'ho anche una pala. Questo? Ah, un serpente che passa nel bel mezzo. Certo. Scusate, io qua come è che ci sono arrivato in moto? Cioè, sono apparso magicamente qui, vero? Ah, devo tornare indietro finché non trovo una pala. Io clicco sempre il tasto aiuto perché così so se la pala è qui o no. Ancora più avanti. Capito? Ma devo attraversare metà della città. Scendi giù dalla finestra. Tanto ci scommetto che devo andare di qua.
Sapevo, devo andare al cimitero. Ci stiamo prendendo in giro. Torcia trovata. Pala trovata. Intanto noi ci serve solo la pala, ve lo ricordo. Lettera H. MH. Poi fatemi pensare, è inutile che continuo a fare così perché dopo non mi venite più nell'inquadratura, devo star su dritto. Pugnale, spada, ok. Quella è la spada per forza. Due occhiali. No, io vedo un canocchiale però. Una lente. Uno. L'altro occhiale deve. Altro paio di occhiali. Eccolo qua. Due cappelli, uno lì e l'altro, beh, questo qua è quello di Indiana Jones. Seghetto, dove cavolo lo vedi dal seghetto? Vabbè. Seghetto lo vede lui, ma io non lo vedo proprio seghetto. In Italia io non vedo proprio niente. Dov'è sto seghetto? Ma se l'è immaginato lui? Ah, ecco. Lanterna. No, questa non è la lanterna, scusa. Scusate, prima cosa ho toccato. Cliccato così. C'è il mouse. Casino assurdo. Scusate. Ecco, forse così mi sentite anche un po' meglio. Ora vi spiego qual è. Vi spiego qual è il casino assurdo che è successo. Nel senso, io il microfono ce l'ho appoggiato sul cavo del mouse. Non proprio appoggiato, non è che in bilico, però il treppiedi su cui è appoggiato il mio microfono era sotto il cavo del mouse. Quindi io appena ho spostato il mouse così, il treppiedi è partito all'arrembaggio delle navi. No, non uso l'aiuto qua, scusa, il bidone lo vedo. Quello non è un bidone. Ah no, scusate, è quello. Ella mouse schifo. Tu cosa intendi con bidone, scusa, eh? Io intendo quello della spazzatura, che ne so. Comunque, vi stavo dicendo. Adesso voi mi scrivete nei commenti, per piacere, insieme a che spawner devo fare nella casa di Minecraft. Scrivetelo, non abbiate paura di scrivere nei commenti le cose. Mettete anche il like, iscrivetevi. Vi metto qua, tipo qui, vi metto il. Qua il bottone per iscrivervi, vi metto il link della mia pagina, lo cliccate e vi porta a dove iscrivervi. Bravi, e mettete anche il like. È vicino qua al bidone, vedete che il coso lì è verde, il coso qua è verde. E se ci spostiamo, questo, quello è un bidone, no, quello è un coso dove si porta al latte. Cioè, scusate, mi serviva una pala, sono venuto, mi dà un seghetto. Vabbè. Dove vado qua? Allora, adesso dove devo andare? Indietro. Nel cinema? E che faccio, scusa? Ah no, non devo andare nel cinema, ok. Devo andare dai vigili del fuoco. E cosa dovrei usare? Chiave dello sceriffo. Ah, un seghetto. Sono uno scassinatore provetto, raga. Ma sto qua! Non può andare da qualche altra parte!